Salve amiche ed amici, eccomi qua di nuovo, il vostro Senten Chan. E da qualche giorno, forse 2 o 3, che volevo fare questo video, però poi ieri ne ho fatto uno largo, 38 minuti e 40, e quindi l'ho dovuto editare in tanto tempo e in formato di bassa risoluzione, piccolo, rispetto a quello che ultimamente uso, cioè 920x 720, una cosa del genere. E quindi mi scuso con voi se il tutorial di ieri sul cellulare è venuto di bassissima qualità, però se no mi pesava troppo e io ho un internet di banda larga lenta. Comunque adesso bando alle ciance, e ancora nessuno mi ha spiegato che sono le ciance. Passerò a parlarvi del tema del giorno, cioè che è già successo da giorni, non so se da 2 giorni, da 1 giorno, che mi preoccupa e anche mi lascia molte perplessità e dubbi. Quindi adesso vendrà il tema del giorno. Vi lascio, grazie per seguirmi così tanto, e quindi a presto, e grazie di tutti i commentari favorevoli. Ciao dal vostro Come Santen Chan. dicevo, Il tema del giorno: l'uccisione dei caricaturisti e dei giornalisti della redazione del giornale è sconvolgente, perché nulla può giustificare un atto così devastante di violenza omicida. Però quello che mi domando è: come mai i giornalisti e i disegnatori di quella redazione, di quel giornale, sebbene abbiano avuto problemi con i fondamentalisti già da anni, non hanno desistito dal continuare a pubblicare vignette satiriche e caricature sull'Islam, ben sapendo delle reazioni che stavano provocando? È un qualche cosa che mi lascia perplesso, perché quello denuncia una vocazione quasi suicida di quelli che sono stati uccisi. Se sai che non sono benvenute le tue provocazioni, la tua satira, è veramente difficile comprendere come possano perseverare in una condotta così che col tempo si può. È come se sai che nel tuo quartiere vive mostrare un energumeno tendenzialmente alto 2 metri e folle super suicidate. sfacciato, una specie di Conan il Barbaro, che non accetta dell'ironia o del sarcasmo sulla sua persona, e continui e continui e continui finché con un ceffone ti spezza la noce del collo. Quindi, perché quelli della redazione della rivista satirica, che adesso non mi ricordo il nome, hanno così tanto insistito nel fare satira sull'Islam, ben sapendo dei rischi che correvano quando in un altro paese europeo, credo Danimarca, hanno già ammazzato, come anche in Olanda, persone che hanno fatto dei documentari seri sull'Islam, o persone che hanno fatto delle caricature, delle vignette. Perché adesso i caricaturisti europei si votano quasi al martirio nel nome della libera espressione, facendo delle caricature che sanno che provocheranno delle reazioni violente, criminali, da parte non soltanto di quelli dell'ISIS o di Al-Qaeda, ma anche di singoli individui che impazziscono quando vedono delle caricature sul profeta e sull'Islam. E quindi mi iniziavo a preoccupare, perché dico: vuoi vedere che anche i migliori caricaturisti italiani stanno a rischio? Chi ti dice che un domani non gli succeda qualcosa al nostro Vauro, che è così bravo a sfottere i politici italiani? Magari qualcuno di loro si rivela poi musulmano, oppure Mordillo, non so se sta ancora con vita. Gli Acoviti magari lo possono attaccare in memoria, perché chissà che avrà fatto che disturberà gli islamici di oggi. Io so che dopo 500 anni un giovane studente universitario musulmano è andato a martellare
del monumento funebre di Dante Alighieri, perché lui avrebbe messo le moschee e profeta Maometto nell'inferno o in un limbo, adesso non mi ricordo. Quindi a distanza di 500 anni si sono vendicati di quello che ha scritto Dante Alighieri nella Divina Commedia. Figuriamoci se non si possono rivendicare su quello che hanno fatto, perché adesso va di moda attaccare i disegnatori, i caricaturisti, Morillo, Iacovitti. Ecco, speriamo per Vauro che lui non abbia fatto nulla. Perché noi non sappiamo se magari qualcuno della Lega è musulmano e sta in pericolo, perché ha fatto tante caricature sui leghisti e su quelli di Forza Italia, ma anche sul DD. Beh, ma sappiamo che Matteo Renzi non è musulmano, perché se per questo, anche se stava nella DC, non è neanche né cattolico né cristiano. Che cos'è? Boh. Quindi, come dire, è un qualche cosa di difficile da capire. Come si può sciogliere tanta violenza, sfrenare tanta violenza nei confronti di chi fa caricature e satira? Comunque è anche difficile da capire come delle persone possano perseverare nel fare caricatura satirica, che può sembrare burla, quando sanno dei rischi che assumono. Ma chi glielo fa fare? Forse un incentivo economico, forse una questione di principio. Ecco, io non so, non saprei morire per una questione di principio. Ma perché hanno perseverato? Perché già nel 2011 hanno avuto dei problemi. Poi hanno ammazzato un regista olandese che ha fatto un largometraggio sull'Islam, e poi hanno attaccato già redazioni. Non so se in Olanda, in Finlandia o in Danimarca, che hanno pubblicato le prime vignette satiriche sull'Islam nel 2009, e poi è una cosa che viene da anni. Perché insistono un'altra volta a fare delle battute satiriche a gente che non le sa apprezzare? E quindi non so, c'è qualcosa dietro tutto questo o è semplicemente che ogni volta ci sono delle redazioni giornalistiche e dei giornalisti e dei caricaturisti che alzano di nuovo lo standard della libera espressione con queste caricature? Perché veramente è un qualcosa di difficile da capire. Innanzitutto che si possa fare un'operazione comando così da guerriglia per uccidere dei caricaturisti, ma poi che si perseveri a fare queste caricature veramente, perché da un lato il problema è che allora questi signori e queste organizzazioni terroristiche si sentirebbero in diritto di attaccare chiunque in qualsiasi luogo facciano cose che loro contestano, perché poi loro determinano quello che è buono, quello che è cattivo, quello che è favorevole alla loro idea di Islam e quello che non è favorevole. Ma poi è anche difficile pensare che gente con giudizio possa andare volontariamente a provocare reazioni così micidiali. Quindi sono i due estremi dell'equazione di quello che è successo che mi lasciano perplesso. Da un lato queste aberranti reazioni violente contro persone che, vabbè, avranno fatto delle cazzate, ma non si meritavano questo. Ma ad un altro i caricaturisti stessi, perché perseverare in qualcosa che ti può portare nella tomba? Però ripeto, il problema è che adesso in Europa sembra che non siamo più liberi di fare quello che vogliamo, che ci devono giudicare da fuori, e se non è sufficientemente islamico o favorevole all'Islam, pensa se tutti gli umoristi, i vignettisti italiani che non sono del tutto favorevoli al politico di turno o al partito di turno fossero liquidati così. Ci sarebbe un'ecatombe, non si farebbero più disegnini comici in Italia. E che cazzo?
Allora, bisogna proteggerci dall'integralismo islamico, che a volte anche opera attraverso degli individui, dei singoli individui, perché non c'è nessuna organizzazione che dà delle istruzioni specifiche. E allo stesso tempo, però, bisogna che, come negli Stati Uniti, si sono rifiutati di riprodurre queste caricature parlando del caso, perché altrimenti si dà sempre più legna al fuoco, all'incendio dell'intolleranza e dell'integralismo. Quindi basta con queste caricature, perché questi disegnatori stanno mettendo in pericolo, anche dopo la morte, la popolazione francese ed europea. Quindi non pubblicate più queste cazzate, non fanno ridere nessuno, a parte i francesi magari, e ci mettono in rischio di vita soltanto per una petizione di principio, per la libertà d'espressione. Ma cazzo! Quanto ci deve costare questa minchia di libertà di espressione? Ma vatti a esprimere con altre cose. I cattolici ed i cristiani in genere accettano l'ironia e la satira. Allora fa delle caricature sulla chiesa, sulle chiese cristiane, su Gesù, sulla Madonna, Vergine, su Giuseppe, su Dio Bono. Però non fare delle caricature sull'Islam e sui musulmani, perché non le accettano. Pure quelli che non sono fondamentalisti e violenti, non gli piacciono queste caricature. Va bene? Allora, un mio consiglio è di non fare più queste cose, perché già viviamo in un'epoca di eccessiva tensione e violenza. Se in più vai a provocare reazioni, non so dove andremo a finire. Questo è stato il mio pensiero. Allora, vi lascio, questo è tutto. Grazie di seguirmi. Ciao.